Buonasera a tutti, io sono Claudio Simeoni, sono ancora in trasmissione, la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda ogni giovedì alle ore 19 da Radio Gamma, e riprendiamo il discorso sul paganesimo, sulla magia e sulla stregoneria. Ritornando un attimino al discorso che abbiamo fatto oggi a proposito degli oracoli caldaici, io vi avevo avvertito che il discorso che noi facciamo per la ricostruzione del paganesimo sta andando in maniera sempre più precisa e sempre più determinata, proprio una ricostruzione di quello che è il pensiero e il sentire pagano. È ovvio che se io vi dicessi le persone sono create di immagine e somiglianza di un Dio, qualunque Dio esso sia, per voi, per la maggior parte delle persone che ascolta, sarebbe estremamente più facile, più semplice da capire questo. Ma se io vi dico esiste uno sconosciuto che ci circonda, nel cui sconosciuto noi ci possiamo espandere, noi ci possiamo estendere, e devo fare tutto un discorso affinché dimostrare come quello sconosciuto che ci circonda è possibile percorrerlo, è possibile percepirlo, è possibile intuirlo, il discorso diventa estremamente più complicato perché non si lega a nessun altro discorso che precedentemente le persone avevano, cioè come se le persone vengono staccate da quello che sono i concetti educazionali per imporre loro, per spiegare loro l'esistenza di concetti assolutamente diversi di quelli che loro avevano in partenza. Per cui è ovvio che i discorsi che sto facendo sono complicati, ma solo per solo per quel motivo, non per motivi diversi. Il linguaggio che uso, che è un linguaggio filosofico in questo caso, cioè è il linguaggio della filosofia classica, insomma, cioè non c'è niente di particolare, è semplicemente funzionale al discorso che sto facendo. Per cui da oggi in poi, cioè dalle trasmissioni di oggi fino alla fine dei commenti agli oracoli caldaici, le persone che ascoltano e che vogliono seguire questa trasmissione, che vogliono seguire questi concetti, vogliono sapere che cos'è il paganesimo, bene, dovranno fare l'orecchio a questo modo di parlare, a questo modo di esporre le cose. Se le persone si limitano ad ascoltare velocemente quanto è detto in trasmissione, probabilmente perdono anche il senso del discorso che stiamo facendo. È importantissimo che le persone se lo risentano più volte questo discorso, cioè se lo registrano e magari se lo riascoltano. Non sempre questo è possibile. Comunque ricordatevi che alla fine degli oracoli caldaici, alla fine dei commenti, io preparerò un libro che dopo distribuirò, proprio tutto quello che voi sentirete per radio come commento agli oracoli caldaici, voi lo potrete dopo prendervi il libro e analizzarvelo più tranquillamente. Un'altra cosa ancora, per quanto riguarda i temi degli oracoli caldaici, sono considerati oscuri dalla stessa filosofia, cioè la stessa filosofia ha sempre pensato i temi degli oracoli caldaici come una cosa di incomprensibile. Perché questo? Perché per tutta quanta la filosofia, questa parte dal presupposto dell'esistenza di un demiurgo, cioè di un Dio creatore che sia stato all'origine del cosmo, all'origine dell'universo. E tutta la filosofia viene a svilupparsi partendo da questi presupposti. Cos'è che io non vi ho letto oggi e ho saltato praticamente per non appesantire quello che è stata la trasmissione di oggi? Ed è stata la premessa. Ebbene, la premessa ve la leggerò per intero adesso, prima di prendere ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. E la premessa dice questo: perché interpretiamo? Il gioco non è quello dell'interpretazione di quanto è scritto in chiaro, ma è quello di definire quanto appartiene alla percezione. Il vero problema non è interpretare il frammento, ma è costruire un significato che partendo dalla cultura e dall'esistenza del momento attuale costruisca la trasformazione dell'individuo.
Già quando il testo non era frammentato, le interpretazioni di Porfirio lo hanno fatto coincidere con la concezione teologica cristiana, in quanto sia l'interpretazione di Porfirio che gli elementi fondamentali costituenti la teologia cristiana appartengono alla stessa cultura. Oggi invece non disponiamo del testo completo, ma soltanto di frammenti. Ebbene, con questi frammenti dobbiamo essere in grado di distruggere quanto Plotino ha fatto raccogliendo le perle del tamaio in cui sono state cacciate, ripulirle per scoprirne significato e direzione. L'oscurità dei frammenti non è l'oscurità in se stessi, ma è un'oscurità determinata dalla difficoltà culturale di interpretare il frammento stesso. Lo stregone che ha scritto gli oracoli caldaici ha riportato nella ragione quanto la sua percezione ha scoperto senza curarsi degli effetti che avrebbe provocato nella ragione quando questi, dimenticato il significato, dovevano essere interpretati da chi non è in grado di alterare la percezione. Gli oracoli caldaici sono la base della costruzione di una struttura religiosa pagana che Giuliano l'Apostata ha tentato di contrapporre alla struttura religiosa cristiana. Furono i pagani neoplatonici di Alessandria che tentarono di sistemare il pensiero pagano del tempo costruendo forme sincretiche di pensiero e religiosità siriaca, egiziana, greca, romana e babilonese. Costoro costruirono una struttura che somigliava molto alle concezioni che oggi chiamiamo gnostiche e delle quali proviene sicuramente anche Tommaso Didimo. Ricordo che Porfirio, Plotino si dedicò esclusivamente a contestare le posizioni gnostiche, mentre lasciò agli altri la contestazione delle posizioni cristiane o cristianologiche. Cioè c'era una scelta, diciamo così, che venne fatta fra i due, no? Gli oracoli caldaici rappresentano il momento di rottura fra la concezione della stregoneria e il nascente assolutismo della concezione atea cristiana. Il vero dramma, il termine ateo lo uso dal punto di vista pagano, il vero dramma era che lo stregone di quel tempo riteneva che la visione o la rivelazione che egli metteva nella ragione dopo averla percepita, concepita ed elaborata nella percezione alterata, avesse una forza propria per imporsi in quanto era una visione viva. Egli ignorava che il percorso attraverso il quale alterava la percezione era un processo solo suo, mentre la concezione razionale o del nous era un processo di allineamento concettuale dovuto al condizionamento educazionale. Quel condizionamento educazionale che appare nella percezione alterata ma è inconcepibile nella ragione di quei tempi. In quei tempi si parlava di idee naturali, di predisposizione soggettiva attraverso la quale si riconoscono gli dèi. Ma questo era condizionamento educazionale. Non era il condizionamento educazionale della distruzione come scientificamente lo costruirà il cristianesimo, ma è sempre un condizionamento educazionale imposto, anche se funzionale, del sistema sociale. Una volta riconosciuta l'esistenza di quel meccanismo, alterarlo per svilupparlo nella direzione voluta è solo un gioco. Lo stregone non conosceva questo, in quanto con questo non si era mai misurato. Così, spento il fuoco della percezione, rimangono le parole che definiscono soltanto oggetti della ragione. Definire oggetti della ragione significa definire cose che appaiono oscure, quasi folli. Un esempio esplicativo di interpretazione è quello del concetto di demiurgo usato da Platone. Il concetto è stato elaborato da Platone al solo scopo di far comprendere ad individui ignoranti il meccanismo di passaggio che egli intuiva fra il mondo delle idee perfette e il mondo quotidiano dell'illusione. Sia chiaro che io non condivido assolutamente questa impostazione platonica, ma è per far comprendere un meccanismo. La trasformazione, diceva lui, è opera demiurgica, che soltanto nel linguaggio comune e popolare è diventata opera del creatore. Il demiurgo, quale creatore dell'imperfezione, a cui l'imperfezione del mondo dell'illusione tende, per Platone era un modo per spiegarsi e far comprendere. Per i cristiani era un avallo del loro Dio creatore, riconosciuto anche da Platone. Quanta imbecillità c'è l'origine della perversione cristiano-cattolica. Accorre in aiuto anche Proclo, affermando la relazione mone-prodos-prodos
epistrofe, dove la causa rimane in sé, procede da essa e ritorna in essa. Tutto dunque è relativo alla causa prima. Nulla diviene da questa se non tornando in questa. Dunque il Dio assassino e creatore dei cristiani, secondo la loro interpretazione, trova conferma dalle affermazioni dei platonici, dove invece essi assumono la verità da imporre l'umiltà figurativa del filosofo che si piega alla stupidità e alla superstizione. Riprendiamo il discorso, dove la concezione infantile massificata del platonismo aveva cacciato il sentire pagano, e da lì partiamo per la conquista dell'infinito. Per cui è ovvio che se io devo affrontare tutto quello che è la filosofia del neoplatonismo, le concezioni di base del neoplatonismo, partendo dai concetti platonici, anche una parte del linguaggio del neoplatonismo e della filosofia devo usarlo per affrontare questo, cioè non posso fare a meno di usare il loro linguaggio e le loro affermazioni per andare a costruire una struttura di pensiero diversa e che mi permette di andare a costruire il futuro. Questo non lo posso assolutamente fare, e questo lo dovrà fare ogni pagano, cioè ogni pagano dovrà misurare se stesso col mondo che lo circonda, dovrà misurare le proprie idee, il proprio sentire, la propria percezione del mondo con il sistema sociale in cui vive. E questo è fondamentale. Come diceva l'amico che ha telefonato oggi, sì vabbè, ma io sono da solo all'interno di una società che è diversa da me, che ha un'altra cultura. Bene, vorrà dire che se tu hai intenzione di approfondire il pensiero e di sviluppare il tuo pensiero, vorrà dire che metterai a punto delle strategie che, partendo dal sistema sociale in cui vivi, affronti il mondo per misurare le tue idee col mondo e metti in essere delle strategie, degli elementi attraverso i quali il mondo non ti possa distruggere. E sta a te scegliere i momenti, l'opportunità e il modo per farlo, in modo che il fatto che tu lo faccia non si ritorca contro di te. Per cui la strategia ti appartiene. Per cui ogni pagano dovrà essere uno stratega del pensiero, uno stratega dell'idealità. E questo è importantissimo, esattamente come un apprendista stregone è uno stratega nella trasformazione del suo corpo luminoso, nella formazione del suo corpo luminoso. Vivere strategicamente non è un'affermazione vuota, è un'affermazione reale, è un modo reale attraverso il quale affrontare la vita. Il non vivere strategicamente, il suo opposto, sta nell'essere parte del gregge, sta nell'essere parte di una massa che può essere gestita da chiunque, dal buon pastore, dal nazista, cioè da chiunque vuole muovere delle persone per propri fini e propri scopi, fini e scopi che sono diversi da quelli dei singoli individui che fanno parte del gregge della massa. Un pagano invece si allinea con altri pagani, cioè cammina assieme ad altri pagani, ma cammina assieme perché lui sceglie, perché le sue strategie coincidono, e cammina insieme soltanto finché le strategie coincidono. Ma come le strategie non coincidono più, il pagano continua per un'altra strada. Non esiste un sottomettersi a qualcuno. Nel paganesimo e in stregoneria la conoscenza e la consapevolezza sono cose che si rubano, perché sono cose che una volta rubate non diminuiscono il valore del derubato, cioè il derubato non perde qualcosa perché voi gli avete portato via conoscenza e consapevolezza, perché avete sviluppato il vostro sapere, perché avete alimentato l'abilità delle vostre mani. Cioè nessuno perde qualcosa. Invece chi è che viene arricchito? Viene arricchiti voi, che vi siete appropriati di conoscenza, consapevolezza e abilità delle mani, e nello stesso tempo arricchite il sistema sociale, perché ogni volta che all'interno del sistema sociale c'è un essere umano che vive costruendo anziché vivere per saccheggiare, si arricchisce l'intera struttura del sistema sociale. E questo è il discorso per quanto riguarda gli oracoli caldaici. Per cui troverete sicuramente che il modo di fare il discorso sarà ostico, sarà duro, a parte il fatto che a volte sarà più ostico e a volte meno ostico, cioè non è che sia sempre sullo stesso tono, sempre sullo stesso timbro.
Ci sono dei frammenti che possono essere commentati in maniera molto più semplice, molto più immediata, però diciamo che il fine è quello di costruire un commentario degli oracoli caldaici che serva di base per costruire il paganesimo. Ogni volta che noi facciamo un lavoro, che può essere il libro dell'Anticristo, può essere Gesù di Nazareth, l'infamia umana, la teoria della filosofia aperta, il sentiero d'oro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, il crogiolo dello stregone, Tommaso Didimo, sono sempre delle basi che poniamo per la costruzione del futuro paganesimo, cioè del paganesimo futuro, che non è la ripetizione del paganesimo passato, anche se ultimamente si è tenuto un congresso mondiale dei paganesimi in Lituania, credo. In Lituania si è tenuto un congresso mondiale di tutti i paganesimi. L'est europeo, proprio perché ha avuto quell'esperienza che viene chiamata comunista, no? Quell'esperienza di quel tipo di regimi che avevano l'ateismo al loro centro, ha praticamente impedito l'avanzata del cattolicesimo e del cristianesimo, cioè ha impedito ai cristiani di saccheggiare quello che era il sentire degli esseri umani. Impedendo di saccheggiare il sentire degli esseri umani, ha permesso la conservazione di quelli che erano i germi del paganesimo che ancora esistevano in quei paesi. Caduto il regime, quello che viene chiamato comunemente regime comunista, è rimasta però la salvaguardia del sentire umano, cioè è rimasto il fatto che le persone non sono state saccheggiate completamente dal cristianesimo, sia esso ortodosso, protestante, cattolico, non ha importanza. E nei paesi dell'est Europa si sono conservati delle fortissime minoranze pagane che si stanno organizzando anche a livello mondiale proprio per riaffermare la validità del credo. Ciò che manca a queste entità, a queste comunità pagane, è proprio il pensiero filosofico, cioè la costruzione del pensiero filosofico. Perché se è rimasto il sentire del mondo vivente che ci circonda, non è stato elaborate le strategie per costruire, per giungere al sentire, per cui la strategia sociale, la strategia umana, la strategia educazionale, il modo di vivere, di guardare il mondo, la percezione e l'amore per il mondo. È rimasto come sentire, ma non è rimasto come patrimonio del sistema sociale. Per cui è tutto da ricostruire, anche se il sentire pagano riporterà alla ricostruzione dei boschi sacri, riporterà alla ricostruzione di tutto quello che il cristianesimo ha distrutto fino ad oggi. E detto tutto questo, passiamo invece agli argomenti di oggi, che è ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Stiamo parlando sempre dei guardiani del divenire umano e continueremo con i guardiani per un po' di tempo. L'ultimo guardiano che abbiamo fatto l'ultima volta era Quiete e oggi parleremo di Rediculus. Rediculus è un grande guardiano. Quando l'essere umano intraprende un'azione, deve sapere esattamente dove quell'azione lo porterà. Sapere esattamente dove porterà l'azione è un imperativo nel paganesimo e in stregoneria. Magari io non so esattamente dove l'azione che sto facendo mi porta esattamente, però la mia intenzione è allineata con l'intento, cioè è allineata con l'intento del mondo che mi circonda. Per cui io comincio l'azione, ma nel momento stesso in cui comincio l'azione, so quando quell'azione deve finire. Cioè, il fatto di dire quell'azione finisce in quel momento, quando ho ottenuto quel risultato, nel paganesimo è il concetto di assoluto. Cioè, l'assoluto nel paganesimo è terminius, cioè è il termine, è giungere all'obiettivo prefissato. Questo è l'assoluto, per cui io ho tanti piccoli termini, quante piccole sono le azioni che io faccio, ma ho dei grandi termini, ho un termine per esempio per il corpo fisico, che è la morte del corpo fisico,
ho dei termini universali. Il termine universale, il termine assoluto per eccellenza, è la trasformazione dell'universo in coscienza universale. Quel termine, giunge a quel termine, è l'assoluto. Bene, nel paganesimo l'assoluto è terminius, è portare a termine ciò che si inizia. Mi ricordo che c'è una cosa similare nel marxismo, dove si diceva il marxismo è l'assoluto, per il marxismo era il divenire umano, però era lasciato in quei termini, cioè era lasciato proprio in quelle condizioni. Per il pagano invece l'assoluto è portare a termine quello che sta facendo. Il mio assoluto è arrivare per esempio qui ogni giovedì a trasmettere in radio, cioè portare a termine la costruzione del paganesimo, portare a termine la costruzione della dottrina pagana. Può darsi che questo non sia l'obiettivo reale a cui sto lavorando, cioè può darsi che questo è la mia intenzione, il mio intento nella ragione, però l'intento del mondo che mi circonda può portarmi a fare altre cose. D'altronde, agendo, io trasformo me stesso, trasformando me stesso, trasformo anche la mia relazione col mondo, per cui trasformo anche le mie intenzioni. Per cui ricordatevi sempre che l'assoluto nel paganesimo è terminius ed è importante quando si comincia una cosa sapere esattamente cosa si vuole ottenere, dove si va a parare. Dunque, Ridiculus è un grande guardiano. Quando l'essere umano intraprende un'azione, deve sapere esattamente dove quell'azione lo porterà. Ridiculus sta a ridicolizzare, come a ridicolizzarsi, ridere di sé, ridere dei propri errori e delle proprie false valutazioni affinché si guardino e si valutino le cose per quello che sono e non per quello che si vorrebbe fossero. Ridiculus aveva un tempio sulla Via Appia, a significare l'importanza della ragione ad abbracciare l'esistente e le sue pretese di descrivere il circostante. La pretesa della ragione è di condurre l'azione dell'individuo attraverso la propria descrizione. Così gli individui diventano ridicoli. Solo chi ride delle valutazioni della propria ragione può compenetrare il circostante. Questo vale anche solo chi compenetra il circostante può ridere delle pretese della ragione di condurre le azioni dell'individuo attraverso la sua descrizione. L'azione precede sempre la descrizione. Il contrario porta a ridicolizzare l'individuo. Quando l'individuo si mette al servizio del comando sociale, pretende di agire attraverso ragionamenti, attraverso l'articolazione del proprio descritto ammesso dal comando sociale. Questo rende ridicolo l'individuo. Questa è la base della satira quando sberleffa i personaggi del comando sociale. Purtroppo Ridiculus può soltanto essere attento affinché la ragione non si illuda di essere padrona dell'individuo. Può agire a sberleffo, mantenendo viva la capacità di critica dell'esistente dell'individuo. Ridiculus impedisce l'assoggettamento assoluto dell'individuo ai dogmi imposti, li ridicolizza, mantiene viva la critica che permette all'intimo di fuggire dall'assoggettamento. È facile dire: gli altri sono ridicoli. Ridiculus ci costringe a guardare quanto noi ci rendiamo ridicoli, dando importanza alle cose che vengono fatte attraverso la ragione. Questo non significa che queste cose non debbano essere fatte, significa considerare la loro importanza esclusivamente per quella che noi gli attribuiamo e non per dei valori oggettivi che secondo alcune persone hanno. Roma ride di Annibale. Roma era praticamente indifesa e Annibale non ebbe il coraggio di affondare il suo colpo. Roma rise di Annibale. Io ho visto degli impiegati che non avevano il coraggio di bussare alla stanza del loro capo ufficio per questioni d'ufficio. Ridiculus prese entrambi e di entrambi far risuonare le montagne delle sue risate. Ma quando le montagne ridono, ridono anche di se stesse. E gli esseri umani, quando diventano tutt'uno con Ridiculus solo per l'altro, allora si reputano furbi. Soltanto chi si fa Ridiculus nei confronti di se stesso diventa un essere potente e saggio attraverso lo sviluppo di se stesso. Ridiculus è un grande guardiano del divenire umano. Ed è importantissimo che noi guardiamo
alle azioni che facciamo con la ragione, alle azioni che facciamo tutti i giorni con un assoluto distacco. In fondo, la vita quotidiana spesso è solo rappresentazione, per cui la rappresentazione che noi facciamo anche agli altri è una rappresentazione che dobbiamo guardare noi stessi con sufficienza, cioè non dobbiamo pensare che quella rappresentazione sia assolutamente reale, sia assolutamente vera. Chi pensa che la propria rappresentazione sia assolutamente reale, assolutamente vera, ha ingannato se stesso. In realtà noi siamo qui per recitare una parte, è solo l'intento, solo le nostre intenzioni che danno importanza alla parte. Ma Ridiculus dice che se tu non hai l'intento, se dallo sconosciuto non ti arriva l'intento del mondo e tu non lo soggettivizzi, non lo fai tuo, sei solo ridicolo, non fai altro che una recitazione che muore laddove comincia. E passiamo a un altro grande guardiano, ed è Salus. Salus è un grande guardiano del divenire dell'essere e della natura. Di lui si è già parlato nel Sentiero d'Oro. Agisce anche all'interno della ragione, indicando come il corpo fisico sia in salute per potersi sviluppare. La cura del corpo e la ricerca della salute permette di aumentare i mutamenti a disposizione e attraverso questo aumentare le probabilità di diventare eterni. Salus è un grande guardiano che agisce attraverso i bisogni e le necessità e gli costringe la ragione ad inseguire l'equilibrio, ma soprattutto blocca la ragione quando questa non riesce a garantire l'equilibrio del benessere fisico e l'essere della natura è in pericolo di morte. Salus provvede affinché il benessere venga ricercato come elemento fondamentale della propria esistenza. Salus è un centro di energia vitale che agisce all'interno di ogni essere della natura. Questo potere aiuta l'essere a scorgere quanto gli permette di migliorare il proprio benessere. Agisce sui sensi e quando il pericolo è molto forte tende a bloccare la ragione, permettendo alla percezione di individuare quegli elementi capaci di ripristinare il benessere. A Roma Salus venne poco a poco dimenticato. Non era più la forza interna degli esseri che cercavano il proprio benessere, ma un altro essere umano che si occupava di loro. Essi diventavano oggetto dell'attenzione di chi si sarebbe occupato di ripristinare quel benessere. Questo era il significato di dimenticare Salus per onorare Asclepio. Salus fu identificata con Igea e si tese a dimenticare come il benessere fosse oggetto della ricerca costante del soggetto. Quando il benessere si supplica, ottenendolo come dono o come merce, perde la sua forza di modificazione della conoscenza e della consapevolezza dell'individuo. Cessa di diventare sapere concorrente allo sviluppo della coscienza di sé dell'individuo per finire strumento di controllo del comando sociale. È come per l'uso delle erbe. Quando le usavano le donne e gli uomini li chiamavano streghe e stregoni. Essi erano giunti all'uso di quelle erbe forzando i limiti della loro ragione, avevano arricchito la loro coscienza di sé. Come streghe e stregoni venivano uccisi. Poi i monaci e le suore si impossessarono di quel sapere e di quella conoscenza, usandola per sottomettere e controllare gli esseri umani. Così l'uso delle piante medicinali cessò di essere un potere cui ogni essere umano poteva attingere per diventare uno strumento attraverso il quale controllare il sistema sociale sottomettendolo. Per questo è necessario ricordare Salus come un potere della natura, un centro di energia vitale il cui compito è aiutare l'individuo a diventare eterno sviluppando il sapere e la conoscenza, anche se oggi col controllo della medicina sulla salute il singolo essere umano è in grado di appropriarsi solo di una piccola parte di quel sapere. Ci furono dei momenti in cui sviluppare benessere guarendo invalidità e relatività centrale della stregoneria. Oggi non è più così, almeno non nei paesi in cui le condizioni di vita sono fortemente migliorate. In quei paesi le possibilità di disporre di una sequenza di mutamenti sufficientemente lunghi per sviluppare il proprio divenire eterni è tale che rende inutile, se non truffaldino, sviluppare un progetto di stregoneria guarendo malattie. Inutile in quanto il confronto avverrebbe con tipi di malattie devastanti e truffaldino, in quanto la stregoneria, comunque, non è in grado di intervenire su menomazioni.
Ricordare Salus significa ricordare come la ricerca del benessere è un fatto soggettivo, anche se il ricorso alla medicina è doveroso per non commettere sciocchezze, e che la ricerca di benessere comunque deve trasformarsi in sapere e conoscenza. Salus è dunque un grande guardiano del divenire umano. Salus aveva altri varianti, no? Aveva anche Strenua, per esempio, che è una divinità sabina della salute, e dopo arrivò Asclepio dalla Grecia. Però Salus è la percezione che ne ha l'essere umano del benessere che dal proprio corpo va verso l'esterno. Ricordo sempre che nel paganesimo il benessere fisico è uno degli elementi centrali della propria esistenza. Non è un caso che a Roma la medicina fosse estremamente sviluppata, mentre invece il cristianesimo fa della malattia dono e punizione divina, cioè è Dio che decide se punire l'essere umano o non punirlo attraverso la malattia, per cui la malattia come dono, cioè la macellaia dell'India che va dal povero Cristo che sta crepando di cancro e gli dice ma quanto amore ha Gesù per te che ti manda tanto dolore, è il concetto cristiano del dolore, della malattia, cioè la malattia come premio o punizione divina, una cosa che è assolutamente inconcepibile dal punto di vista del paganesimo, dove la malattia va combattuta, perché la normalità è il benessere fisico. Questo è un concetto, per esempio, che Tommaso d'Aquino ha sempre ripudiato. Il benessere non era altro che un dono divino all'interno, un dono del Dio padrone all'interno della malattia che doveva essere la costante della vita. Mentre invece nel paganesimo Salus è un centro di energia vitale, è una divinità da ricordare perché il benessere fisico è importantissimo per sviluppare la propria sequenza dei mutamenti, per cui il benessere fisico è fondamentale, mentre invece questo non lo è nel cristianesimo. Nel cristianesimo ricordiamo sempre che il centro è Dio, Dio decide la malattia o la punizione, Dio fa il miracolo, la Madonna che fa il miracolo, non sei tu che prendi la pastiglia, non sei tu che cerchi di guarire, che cerchi di star bene. Ricordiamoci sempre queste differenze perché vanno proprio a definire un sistema sociale diverso, vanno proprio a definire la qualità della vita. E passiamo a un altro grande guardiano, che è Semosanco. Da Sanco deriva il verbo sancire, comportarsi come indicato da Sanco. Sanco è un centro di energia vitale che si nutre dell'energia espressa dall'essere umano quando agisce in conformità dei propri impegni. L'impegno preso dall'essere è un impegno sacro in quanto egli si è fuso con Sanco e gli ha messo una firma, ha stretto una mano, ha fatto una promessa e nel far questo si è trasformato in Sanco. Ora la sua esistenza è legata a quella promessa. In ogni istante può gettare alle ortiche la promessa fatta, ma deve essere un atto deliberato, una decisione come espressione della sua volontà e delle sue determinazioni. Deve dire in altre parole, Sanco mi hai ingannato. I termini dell'intesa non erano quelli immaginati, quelli voluti. Io non ero in grado di comprendere le implicazioni di quanto facevo. L'essere umano in quel momento usa le proprie determinazioni e la propria volontà per bloccare l'azione di Sanco. Io devo essere azione che risponde all'impegno, ma l'impegno non deve essere mascherato, non deve contenere inganni, non deve contenere trappole o malintesi. L'impegno deve avere un interlocutore preciso, Sanco. Quando l'interlocutore non si è fatto Sanco e mira cose diverse da quelle esposte o nasconde le intenzioni dietro parole suadenti o convincenti senza esporre i reali termini del problema o se le sue reali implicazioni o le sue reali implicazioni, allora io mi faccio Sanco rompendo il patto. Quando mi faccio Sanco rompendo il patto, scateno la rabbia di Bellona per l'inganno ricevuto. Io mi faccio Sanco rompendo il patto sottoscritto perché io a quei termini credevo, ma chi ha usato quei termini per raggiro o inganno non si è mai fatto Sanco. Ha usato l'immagine di Sanco per ingannarmi. Dunque, se io rompo quel patto, in realtà rompo un patto inesistente, in quanto l'interlocutore ha cessato il diritto di essere considerato interlocutore. Non esiste. Questo integra la descrizione di Semosanco nel Sentiero d'Oro. La lealtà di Semosanco è legata a Semosanco. Solo Bellona,
permette la relazione con chi considera il farsi Semosanko arte dell'inganno e del raggiro. Semosanko è un grande guardiano del divenire umano, porta gli esseri umani ad essere sempre uguali a se stessi, ma nello stesso tempo induce gli esseri umani a rompere ogni accordo che abbia inganno come suo fine. Cosa significa questo? Quando io do una parola, firmo qualcosa, oppure prendo atto di una situazione e mi impegno per affrontarla, io mi faccio Semosanko, io faccio il giuramento, espongo me stesso. Ma il me stesso lo espongo all'interno di una situazione descritta, all'interno di condizioni determinate, all'interno di ciò che immagino io avvenga se io faccio questo. Ma se le condizioni in cui io ho posto il giuramento, in cui io ho posto la firma, non sono quelle immaginate, se il patto stretto non è quello che doveva portare alle condizioni che avevamo voluto o determinato, se l'interlocutore ha tentato di fregarmi dicendo sì, mi sono d'accordo con te, facciamo sta roba, e in realtà invece mi ha cacciato in un vicolo cieco, bene, in quel momento io mi faccio Semosanko rompendo il patto. E rompo il patto perché io decido di rompere il patto, perché le condizioni determinate da quel patto non erano quelle volute e imposte. E questo non è importanza se è scritto o non è scritto, se è detto o non è detto, se è immaginato o non è immaginato. Quando le condizioni che io percepisco su un patto che io ho sottoscritto non sono quelle che avevo immaginato, quel patto lo posso rompere in qualunque momento. E sia quando io ho firmato quel patto, mi sono fatto Semosanko, sia quando ho determinato la rottura di quel patto, io mi faccio Semosanko. Questo deve essere chiaro. Cioè, non esiste nel paganesimo un obbligo al di là delle condizioni che sono state descritte. Cioè, se le condizioni che avevamo descritto, che avevamo concordato, che avevamo immaginato, sono diverse da quelle che abbiamo sottoscritto, immaginato, concordato, o portano delle cose diverse, o hanno delle cose che non avevo considerato, in quel momento io posso rompere qualsiasi patto e mi faccio Semosanko, cioè mi faccio lo stesso essere che aveva firmato quel patto stesso. Attenzione, non c'è sottomissione nel paganesimo, assolutamente. E passiamo a un altro guardiano del divenire umano, ed è Senectus. Senectus è un grande guardiano del divenire umano. Senectus è il fatto della trasformazione dell'essere umano, il lume che indica all'essere umano che cosa diverrà. Senectus fa paura, l'essere umano vecchio fa paura, ha paura del circostante, ha paura della sua incapacità fisica ad affrontarlo. Qualunque essere umano diventerà vecchio, eppure Senectus sta ad insegnare all'essere umano la necessità di coltivare i propri interessi, le proprie aspirazioni, ad esercitare la propria volontà e le proprie determinazioni affinché non dimentichi cosa diventerà. La vista di Senectus porta molti esseri umani ad abbandonarsi ai piaceri della vita come assoluto del loro fare. Senectus porta molti esseri umani... Dunque, non è sbagliato abbandonarsi ai piaceri della vita, purché questo sia parte della vita e non il fine della vita. Altri ancora davanti a Senectus diventano frenetici, non hanno un secondo da perdere. Altri ancora agiscono come se Senectus fosse il fine della loro esistenza ed agiscono proteggendo la loro vecchiaia, accumulando e risparmiando beni. La realtà è che Senectus rappresenta un momento dello stato fisico dell'individuo, non la vecchiaia dell'individuo. Senectus è pauroso soltanto per chi ha vissuto la vita in ginocchio davanti a un Dio che lo esaurisce della propria energia, della sua forza, del suo divenire. Per chi ha vissuto esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni, Senectus è un momento dell'esistenza nel quale si può fare un bilancio della propria esistenza, aspettando che la morte del corpo fisico porti alla nascita del corpo luminoso. Senectus è un grande guardiano del divenire umano, ma la sua interpretazione e il suo ruolo appartiene alle scelte fatte dall'individuo, dall'essere umano, per fondare la propria esistenza. Se queste scelte sono scelte di espansione, allora l'essere umano vede Senectus come un momento del suo divenire, diventando esso stesso Senectus. Se l'essere umano ha vissuto distruggendo se stesso, allora vide Senectus come la peggiore delle sue disgrazie, il preludio del suo inferno. Allora aspetterà la morte come la liberazione dagli affanni della vita, terrorizzato
terrorizzato che un possibile Dio prolunghi quegli affanni per proprio diletto o piacere, cioè che lo mandi all'inferno o in paradiso. Bene, e con questo abbiamo finito per oggi i guardiani del divenire umano, no? Abbiamo parlato di Ridiculus, di Salus, di Semosanco e di Senectus. Farsi Semosanco, farsi Salus, farsi Senectus, farsi Ridiculus significa degli intenti precisi attraverso i quali affrontare la vita. Quegli intenti precisi attraverso i quali affrontiamo la vita sono delle divinità che crescono dentro di noi, e quelle divinità che crescono dentro di noi si fondono con le divinità che dal mondo che ci circonda, dallo sconosciuto, arrivano verso di noi. E attenzione adesso, leghiamo esattamente le due cose. La divinità che cresce dentro di noi si fonde con la divinità dello sconosciuto, del mondo che ci circonda. E allora possiamo dire esattamente come abbiamo detto oggi: c'è un intuibile che devi cogliere con il fiore dell'intuire, perché si inclini verso di esso il tuo intuire e lo concepisci come se intuissi qualcosa di determinato, non lo coglierai. Non coglierai né Semosanco, né Senectus, né Ridiculus. È il potere di una forza irradiante che abbaglia per fendenti intuitivi. Non si deve coglierlo con veemenza quell'intuibile, ma con la fiamma sottile di un sottile intuire che tutto sottopone a misura, fuorché quell'intuibile. Infatti non intuirete mai al 100% Semosanco, non intuirete mai tutto Senectus, non potrete mai misurarli. Per cui non si deve coglierlo con veemenza con l'intuibile, ma con la fiamma sottile di un sottile intuire che tutto sottopone a misura fuorché quell'intuibile. E non devi intuirlo con intensità, ma recando il puro sguardo della tua anima distolto, tendere verso l'intuibile, per intenderlo un vuoto intuire che al di fuori dell'intuire esso dimora. E questo intuire di cui parla il primo frammento degli oracoli caldaici altro non è che lo sconosciuto che ci circonda e che ci chiama, cioè chiama il divino dentro di noi a svilupparsi, perché il divino fuori di noi è uguale al divino dentro di noi. Ma allora anche l'intento nostro è uguale all'intento fuori di noi? No, c'è l'intenzione e l'intento nostro e c'è l'intento fuori di noi, ma l'intento fuori di noi serve per si sveglia soltanto se noi usiamo il nostro intento, e svegliando il nostro intento chiama l'intento fuori di noi affinché agisca su di noi. E allora, come dicevamo durante le lezioni di stregoneria, noi soggettiviamo l'oggettività, l'oggettività diventa noi, noi ci facciamo attraversare dall'oggettività e riportiamo l'oggettività che ci ha attraversato all'interno del sistema sociale in cui viviamo. E questo è un movimento pagano. Questo movimento di sentire, questo movimento di trasporto è un movimento pagano ed appartiene solo ed esclusivamente al paganesimo. Solo il paganesimo concepisce il mondo che ci circonda come un mondo di coscienze viventi, di esseri viventi. Qual è, per esempio, la differenza fondamentale che esiste fra il paganesimo e il panteismo? È importantissima la differenza, perché il panteismo non fa altro che cogliere la sostanza dell'esistente, cioè l'esistente è fatto di materia ed energia vitale, o meglio, è fatto solo di energia vitale organizzata in materia in modi diversi e percepita dai soggetti in maniera diversa. Però è tutta energia vitale. Allora, se uno altera la percezione e vede l'energia vitale, vedi solo dei campi di energia. Campi di energia che si muovono, e quei campi di energia lo abbagliano con la loro luce, per cui lui può cogliere semplicemente una luce che da tutto attorno lo avvolge. Ma questa luce non è cosciente e consapevole di se stessa. Alcune parti di questa luce sono coscienti e consapevoli di se stesse, ma altre parti non sono coscienti e consapevoli di se stesse. Quelle parti che sono coscienti e consapevoli di se stesse sono dei,
sia che siano esseri umani, virus, batteri, esseri della natura, pianeti, stelle, sole o galassie, altre parti di esseri della natura, è invece un inconoscibile, cioè è un non essere, è un non essere che non è cosciente di se stesso, di cui gli esseri coscienti si nutrono per espandersi, e quando particolari concentrazioni di energia, quando particolari condizioni portano a diventare questo non cosciente, l'energia vitale non cosciente la portano a diventare cosciente e consapevole. Questo è il meccanismo del paganesimo. Mentre invece per il panteismo ogni cosa esistente è Dio, cioè ogni cosa esistente è attraversata dalla coscienza del Dio padrone. E questa è la differenza fondamentale che esiste fra il panteismo e il paganesimo. Cioè noi abbiamo un movimento dall'inconscio al cosciente e al consapevole, abbiamo un movimento dal caos primordiale che non è cosciente di se stesso alla coscienza universale. Il panteismo invece parte dal presupposto che tutto l'esistente è consapevole, tutto l'esistente è un progetto della coscienza Dio, tutto l'esistente è Dio, per cui ogni essere umano è Dio, non nella misura in cui sviluppa il Dio che è dentro o che sviluppa le proprie determinazioni, ma nella misura in cui è partecipe della stessa sostanza del Dio. Per cui l'essere umano è Dio perché è parte del Dio totale, del Dio assoluto, non perché un Dio è se stesso, perché si sta costruendo. Mentre invece nel paganesimo ogni divinità e ogni essere, ogni coscienza e ogni concentrazione è Dio perché tenta di diventare eterna, tenta di espandersi, tenta di determinare se stessa. Per cui i concetti sono chiaramente diversi e profondamente diversi. E non sono diversi soltanto perché il pensiero è fatto in maniera diversa, ma il pensiero porta anche a costruire delle strategie attraverso le quali affrontare la vita che sono diverse. Se io non ho il determinismo dell'assoluto, se io non ho il progetto della coscienza universale che è alla base di tutto quello che esiste, di tutte le azioni esistenti, chiaramente ho un margine di manovra che è limitato alle mie condizioni fisiche, al mio divenuto eccetera, però ho un margine di manovra, un margine di scelta all'interno del quale posso costruirmi. E questo concetto appartiene soltanto ed esclusivamente al paganesimo, non appartiene a nessun'altra religione. Per cui il paganesimo in realtà è il centro del divenire umano, è il pensiero base attraverso il quale l'essere umano si costruisce. Bene, io in questo momento ho finito la trasmissione di stasera, per cui se qualcuno vuole telefonare il numero è 700 700 o 700 838 prefissato dello 049. Se non telefonate va benissimo lo stesso e forse anche meglio. Allora, vediamo un attimino. Vediamo un attimino cosa ci racconta il nostro Diplotino. Ben poco sappiamo dell'uomo che fu maestro di Plotino, Ammonio Sacca. Sul suo nome sono state tentate speculazioni che hanno puramente valore di ipotesi. Pronto? Ciao, dimmi. Dimmi tutto, Giuseppe. Come stai? Bene, tu? Insomma, la vecchiotti qua. Allora, dimmi, ma i preti caldei sapevano del paganesimo? Certo. Ah, ma sempre preti erano? Certo. Ah, cosa se ne ricava allora? Che sono sempre esistiti i preti. In che senso? Nel senso che, non so, noi caldei non hanno mai parlato del paganesimo, non so che idea ne avesse. I caldei erano pagani, tutte le popolazioni erano pagane, prima dell'arrivo delle regioni monoteiste, tutte le regioni erano pagane, avevano un loro sentire, dopo quel sentire veniva trasformato a livello culturale. Cioè c'era una cultura che si concentrava su alcuni aspetti del divino, altre culture su altri aspetti del divino. Allora esiste sto divino? Esiste sta divinità allora? No, esistono tante divinità che ci circondano, come esistono tanti sentire, tante percezioni, tanti problemi, tanti bisogni.
esistano i sentieri, sì, ma alla coscienza cos'è allora? Come nasce secondo te? È una particolare organizzazione di energia vitale. Ma sì, non procediamo per posso, cose... Posso vederla, io la coscienza, la consapevolezza, posso vederla solo come una vibrazione. Non posso vederla in maniera diversa. E posso vedere questa vibrazione più intensa o meno intensa. Dopodiché dare una definizione alla vibrazione è abbastanza difficile. E posso vedere anche la stessa sostanza che non ha la stessa vibrazione. Posso vedere delle vibrazioni diverse. Sì, ho capito, ho capito. Ma allora sta vibrazione, scusa perché mi vado da un'espressione all'altra. Sta vibrazione, possiamo chiamarla il divino? Sì, ma è essenza divina, però è singolo divino. Cioè non appartiene a un Dio totale, a una divinità totale, appartiene alla singola vibrazione. Cioè ogni coscienza è un elemento a sé, può essere parte più grande, per esempio io sono fatto da tante cellule, no? Tante cellule compongono il mio corpo, per cui possono esserci dei corpi di energia vitale che è composto da tante parti, ma è sempre un singolo in ogni caso. Non esiste un Dio universale, questo è il punto. No, esistono tante, ma dove c'è la differenza se tutto è divino in singole parti? Che differenza c'è tra un Dio uno e tra dei tanti? Perché c'è una determinazione all'inizio. Cioè, se tu dici che tutto quello che esiste, no, è parte di un unico Dio... C'è un progetto e una divinità iniziale, una coscienza iniziale che si espande e si trasforma in vari modi. Mentre invece quello che affermiamo noi è che c'è il strato di energia vitale che è comune a tutti gli esseri, ma la coscienza è diversa a seconda del tipo di vibrazione, del modo di essere, del modo di esistere, del modo di costruirsi delle singole vibrazioni, per cui delle singole coscienze. Per cui io posso definire ogni coscienza Dio, no? E nello stesso tempo so che ogni coscienza può essere limitata sia nello spazio che nel tempo, a meno che lei non ci provi a diventare eterna. Per cui esiste una determinazione, una volontà del soggetto, a costruire se stesso. Tu ti riferisci sempre all'umano o te? No, mi riferisco... Un verme che a che livello siamo come lo stesso, è come noi il verme è come noi. Esistono nella natura tanti esseri della natura che hanno delle strategie diverse. Mentre noi siamo esseri pluricellulari, esistono degli esseri unicellulari che però sono fatti sempre da esseri con tante cellule. Cioè, però esistono delle strategie diverse attraverso le quali costruire la coscienza e la consapevolezza, esattamente come esistono tante strategie diverse per costruire la fisicità, per riuscire ad avere il proprio spazio all'interno della natura. Sì, molti modi di essere. Esatto. Va bene. Sì, ma qua che tu pecchi, scusa, sa. Non pecchi un po' di antropocentrismo, come lo dico? No, la Terra è più grande di me, per esempio, il Sole è più grande di me come coscienza. Esistono delle galassie che sono consapevoli di se stesse, per cui, capito, esistono... La galassia è consapevole di cosa? Alcune galassie sono consapevoli di se stesse. Ma in che senso, scusa, è consapevole? Anche loro tentano di diventare eterne, costruendo la loro coscienza, il loro pensiero, se vuoi usare il termine pensiero, che è sbagliato. E anche loro tentano di diventare eterni, di trasformarsi in esseri luminosi. E non dà fuori di testa, No, oddio, ci può essere anche il fuori di guarda testa. Che anche il virus, guarda che anche il virus fa questo, Non c'è differenza. Anche le tensioni di cui ho parlato, Ridiculus, Semosanco, eccetera, che sono delle tensioni che attraversano l'essere della natura essenzialmente, no? E l'essere umano, perché io parlo dal punto di vista dell'essere umano, sono anche queste delle tensioni divine che tentano di diventare eterne. Cioè sono delle concentrazioni di energia vitale, sono delle vibrazioni. Tendono alla divinità. Tendono a diventare eterne, non alla divinità, tendono a costruire la divinità. Sì, può essere. Può essere. È un modo di... Da che lato insomma si intende la cosa, insomma. È un grande brodo. Andiamo là, andiamo sempre là alla divinità.
Tu parli troppo della divinità, sai? No, meno di quanto pensi. Meno di quanto pensi, perché l'unica concentrazione divina che è assoluta è la fine dell'universo, cioè quando l'universo diventa consapevole di se stesso. Però da non coscienza, che è il momento del caos, al fatto che l'universo diventa nel suo insieme consapevole di se stesso, c'è uno spazio di movimento, uno spazio di consapevolezza, uno spazio di gente che nasce e muore, parlo gente, ma dico anche galassie, virus, vermi, cerca di capirmi, che nasce e vive, qualcuno ce la fa, qualcun altro no, qualcuno ci prova, gli spermatozoi tentano di arrivare all'ovulo, uno solo ce la fa, tutti gli altri crepano, così gli esseri umani tentano di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, molti ce la fanno, qualcuno non ce la fa, molti non ce la fanno e qualcuno ce la fa, e viceversa. Capisci? E così vale per i virus, vale per le uova, non so come darti l'idea di questo grande problema. Parliamo solo del vivente, insomma, o no? Ma no, ma anche le tensioni della vita, esistono anche esseri di energia che fanno questa operazione, di sola energia. Ogni temporale nascono esseri di energia. Poi qualcuno magari riesce anche ad infilarsi e dice, sa, sono tuo nonno, morto nel 45 durante l'ultima guerra. Se lo mandassero a cagare qualche volta sarebbe una buona cosa. Vabbè, che robe, no. No. Certo che è oscuro, sia alquanto oscuro il discorso del corpo luminoso, scusa il gioco di parole. Lo so. Abituati a pensare a un corpo fisico, è difficile pensare a costruire. Ma tu vuoi essere Dio, tu? Vuoi tu che io sia Dio? Allora, il termine demonio, daimos, no? Indica il divino che cresce dentro l'essere umano. Il termine genio nei romani indicava il corpo divino che cresce dentro l'essere umano. Che questo concetto non abbiano mai capito i cristiani, perché a un certo punto diceva che c'era una specie di qualcosa che si affiancava agli esseri umani, eccetera, quello è un altro discorso. Però, i cinesi cosa ne pensano? Beh, dovrei parlarci, non sono ancora arrivato fin là, porta pazienza, dai. No, i taoisti sono molto vicini a questo modo di essere. Va bene, Giuseppe. Grazie a te. Ciao. E io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo, perché ho visto che qualcuno è arrivato. Non si fa vedere nessuno perché in macchina stanno fuori. Spero che almeno mi stiano ascoltando. Fatevi vivi, perché altrimenti io non so cosa fare. Adesso mi sta salutando, però non so cosa fare. Va bene, andiamo avanti. Niente, andiamo avanti finché non viene dentro, perché probabilmente stanno aspettando anche i loro colleghi di trasmissione, penso, a sto punto. Non so cosa pensare. Se volete venire o non vuoi venire, sì o no? Oh, che miseria, mi sta ascoltando dalla radio della macchina. Niente. Allora, il discorso che abbiamo fatto con Giuseppe è il discorso reale del paganesimo, cioè è l'essenza stessa del paganesimo. E non esiste un discorso diverso del paganesimo, perché questa è la nostra visione. E all'interno di questa visione noi possiamo costruire la vita. Bene, io chiudo qui la trasmissione. Questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo. Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. E allora, che fai? Vieni, no, cavoli! Che famo? Vengo dentro. Ecco, bravo! Mi stavo facendo un sonnellino in macchina. Stai facendo un sonnellino? Va bene. Niente, allora io vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la prima parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, e ci risentiamo alle ore 19 con ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Preparatevi per i commentari degli oracoli caldaici, che sarà il nostro argomento. Ricordate, quattro cose, visto, posso finire il discorso? Grazie. Quattro cose importanti. Di stregoneria ve ne ho parlato e vi ho detto che cos'è la stregoneria, ne parleremo ancora. Quando avrò messo a punto il discorso sul mobbing e l'altro discorso, parleremo ancora di stregoneria. Della descrizione del male, quello che voi avete sempre chiamato anticlericalismo, ve ne ho parlato, ve ne parlerò ancora e continueremo ancora con gli argomenti. Il terzo discorso è il paganesimo, la costruzione della concezione pagana moderna,
e questo un po' alla volta, adesso lo facciamo con gli oracoli caldaici e con altre cose finché potremo farlo. E la quarta cosa importante, vivere per sfida, misurare il proprio pensiero all'interno della vita di tutti i giorni, trovare le strategie giuste, il modo giusto per farlo. Ognuno deve trovare le proprie e le può trovare soltanto quando dice davanti al mondo: io esisto, io determino me stesso, io devo riuscire a trovare il miglior pensiero possibile per costruire la mia vita. E allora, partendo dal suo dire io esisto, e in quel momento egli è un pagano, misura se stesso col mondo e lo affronta discutendo. Perde il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, ottavo, nono, decimo combattimento, il decimo discorso, sarà stato sconfitto, avrà trovato qualcosa di meglio, avrà visto che il suo pensiero fa lacune. Bene, rielabora e ritorna nel sistema sociale con un altro discorso, finché alla fine non troverà il miglior pensiero che lo possa sorreggere nel suo percorso per diventare eterno. Grazie per avermi ascoltato, io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesano 8 Marghera, e a risentirci a giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Grazie ancora.